Amici di Provavino, buongiorno e benvenuti. Partiamo subito con il raccontarvi il primo vino e l'azienda che lo produce. Sassifraga, le strie sono le streghe in dialetto di Sondrio, l'azienda Teglio, quindi siamo nella Valtellina, l'area terrazzata più vasta d'Italia, una viticoltura quindi eroica. Voi pensate a questi terrazzamenti ripidi dove cresce la vite, dove la vite si fa strada tra le rocce fondamentalmente. Ebbene, Sassifraga è un Alpiretiche di Sondrio, nebbiolo 100%. Il nome deriva da questa pianta che si insinua tra le rocce, cresce accanto alla vite. Ebbene, fa solo acciaio il vino perché vuole essere e vuole valorizzare la freschezza del nebbiolo e i suoi aromi primari. L'azienda è davvero piccina, pensate, soltanto 1 ettaro per 7.500 bottiglie prodotte, tra tutte le referenze. Quindi parliamo davvero di una produzione molto mirata, conduzione familiare e giovanile fondamentalmente. Io consiglio di servirlo a una temperatura compresa tra 14 e 16 gradi. Secondo me non troppo alta perché comunque è un vino che, come dicevamo, fa solo acciaio, vuole essere fresco e giovanile. Quindi andiamo a valorizzare queste doti tenendo la temperatura un pochettino più bassa. Può dotare anche di un po' di affinamento. Io credo che 4-5 anni in bottiglia non possono far altro che andare a gioviargli e a dargli complessità gustofattiva. Alla vista è bellissimo, si presenta e si racconta come un grande nebbiolo, quello che nebbiolo è. Come sappiamo, quest'uva è povera di antociani. Gli antociani sono quegli elementi, quei polifenoli che danno il colore al vino, e nebbiolo è solitamente privo, comunque vanno subito a cadere. E infatti dimostra una massa cromatica molto scarica, ma molto elegante, che va e vira subito verso il granato. Olfattiva che ci riconferma quest'uva con una bellissima viola, violetta, fresca, appena colta, accompagnata da piccoli frutti rossi, dimora, lampone, ribes, una nota di pepe bianco, un po' di china, un po' di rabarbaro, a dare complessità alla parte olfattiva. Naso che noti anche un po' di arancia, un po' di arancia sanguinella. Un tocco lievemente salmastro. Anche ora che si va un pochettino a prendere ossigeno. Palato con una caratteristica principale che è il tannino. È un tannino che ci asciuga. È un tannino che ci asciuga, ma molto ben equilibrato e molto ben gestito, intervallato a una grande freschezza. Freschezza che galleggiamo in una chiave di frutta rossa, di agrume. Tornano sempre queste note di rabarbaro e di china, dove la viola fa da sottofondo e da cornice per certi versi ed è protagonista di questa parte gusto-olfattiva. Vino comunque slanciato ed elegante, ed è un vino da tavola gastronomico che chiama il cibo appunto per questo tannino che asciuga il palato. Io abbinerei sia una battuta di carne, quindi una preparazione che non involve troppo intingolo. Comunque sì, c'è un tannino, c'è un'importanza, ma neanche andiamo a sovrastare il vino, logicamente. Vogliamo un primo piatto, delle tagliatelle classiche fatte in casa, pure di chianina, un secondo, un classico filetto alla piastra. Vino versatile, gastronomico, molto molto elegante, un classico nebbiolo per chi vuole capire il nebbiolo fatto in Valtellina, quindi un nebbiolo meno potente rispetto a quello di Barolo, ma che gioca più sulle chiavi di eleganza e di versatilità. Ora che abbiamo degustato assieme i vini selezionati, vi ricordiamo di compilare la scheda descrittiva dandoci quelle che sono le vostre impressioni, dato che il vostro parere per noi è molto importante, e di seguirci sui social, taggandoci con l'hashtag Sommelier per un giorno e seguendoci su provavino.com. Alla prossima!